Andiamo avanti, Policlinico di Milano, l'ospedale, che sia un'eccellenza sanitaria lo sanno tutti, ma forse non tutti sanno che nasconde dei veri e propri gioielli d'arte. Silvia Zerilli. Ci sono 1, 2, 3, 4 medici per 700 degenti. Parte della storia del Policlinico di Milano racchiusa in un quadro del 1680. A seguirla con attenzione alcuni medici del reparto di ematologia, invitati dalla Fondazione Cagranda dell'Ospedale Maggiore a conoscere il patrimonio del luogo in cui lavorano ogni giorno. C'è una donna con un foglietto, cosa rappresenta? L'ospedale fin dall'età medievale offre assistenza gratuita ai bisognosi, è uno dei capisaldi dell'assistenza milanese e per dimostrare lo stato di bisogno uno doveva esibire una fede di povertà, una patente, adesso l'esenzione dal ticket e di fatto una dichiarazione rilasciata dal parroco che attestava lo stato di bisogno e buoni costumi. All'ospedale vengono organizzate delle visite periodiche per presentare ai medici la loro storia. Da quella antica a quella più recente. Delle suore, quindi delle persone che lavoravano in ospedale, che accompagnano durante un raid aereo i pazienti nei sotterranei dell'ospedale, dove chi ha fatto ricerca avrà visto i laboratori fino a qualche tempo sì, fa. Sì. Opere disseminate nei corridoi, oggetti racchiusi nelle teche, dalle ceramiche di farmacia agli strumenti di chirurgia. Solo di forci, per esempio, ne conserviamo almeno 300. Sono tutti particolari, sono tutti preziosi a loro modo, soprattutto questo in particolare, che è il forcipe di Luigi Mangiagalli, noto ginecologo e fondatore non solo della clinica ma anche dell'Università di Milano, della Facoltà di Medicina a Milano. La quadreria custodisce le opere dei benefattori, incluso un Giovanni Segantini. Questo è il ritratto di Carlo Rotta eseguito da Giovanni Segantini, per cui il pezzo forte, il capolavoro delle raccolte. E quello che si vede non è il benefattore, è il padre del benefattore, che è un gioco di luci tra la lampada che illumina il volto del benefattore e un lampione per la strada, e quello che si vede corrisponde esattamente alla forma delle barelle dell'ospedale, che erano coperte da un baldacchino e soprastate da una colomba, che è lo stemma dell'ospedale. La prima volta che mi capita di venire a visitare questa meraviglia che davvero abbiamo in casa e non conosciamo purtroppo. Molto affascinante stare qua perché insomma io ci lavoro adesso e si capisce tutto quello che c'è stato prima di me. Gli archivi che contengono documenti dal 1000 ai giorni nostri. 1471. Proprio dal cortile della statale, sede del vecchio ospedale, si accede infine alla cripta sotto la chiesa della Beata Vergine Annunciata. Vi trovarono prima sepoltura i caduti delle 5 giornate di Milano, portati come feriti all'ospedale. I loro resti oggi sono stati traslati nell'ossario sotto il monumento di piazza 5 giornate.